Cari amici pescatori, ciao a tutti. Oggi costruiremo insieme un galleggiante piombato per il mare. È sufficiente avere dei comunissimi sugheri, degli spiedi in bambù, delle piccole spille da balia e un coltellino affilato. Bene, adesso iniziamo. Si prende un sughero e si taglia quasi a metà. L'altra metà. Taglieremo questo pezzo. Questo non è venuto tanto bene, comunque. Ecco, in linea di massima ci siamo. Questo lo lasciamo fare. Questo qui, come potete vedere, dobbiamo allargare un po' il buco. E noi lo allarghiamo aiutandoci con un semplice attrezzo. Potrebbe essere un cacciavite a stella. Io ho questo affarino, comunque è uguale. Una volta fatto il buco, un po' più grande, vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Si prende un punteruolo con un po' di carta vetrata e cominciamo a allargare il buco. Piano piano, che il sughero è abbastanza delicato. Vi domanderete perché c'è da allargare il buco. Bene, adesso lo vedrete. Con un po' di pazienza, volendo possiamo usare anche un trapano, però fa troppo rumore. Piano piano vedete il buco come si allarga. A questo punto mi faccio aiutare da un altro semplice attrezzo. Bene, come potete vedere il buco è venuto abbastanza bene. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo incollarlo. Non è venuto tanto pari, comunque lo pareggeremo. Deve combaciare perfettamente. E ci siamo. Adesso prendiamo, come potete vedere, uno spiedino e lo infiliamo. Lo metterò qui per aiutarmi, per tenerlo fermo. E prenderò una colla abbastanza rapida per farvi vedere. Mettiamo questo. E aspettiamo naturalmente che la colla faccia il suo dovere. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere dei piccoli piombini, quelli che noi non usiamo più, e li rovesciamo all'interno di questa fessura. Questa sarà la piombatura.
Come potete vedere, i piombini sono infilati dentro. Adesso cosa c'è da fare? Adesso c'è da incollare nuovamente qui sopra. Per coprire la piombatura e per evitare che ci vada via. Lo teniamo un po' in pressione. E aspettiamo che secchi. Praticamente il galleggiante piombato sarebbe già preparato, però dobbiamo lisciarlo e colorarlo. Mentre aspettiamo che la colla secchi ancora, io ho qui accanto un altro galleggiante che avevo già preparato in partenza. Come potete vedere, gli ho messo una piccola spilla da balia che adesso vi farò vedere. Ecco, questa è la spilla da balia, come potete vedere. Si prende le pinzette e si taglia. La stringiamo un po'. Ecco, finché non raggiunge un aspetto così. Adesso prendiamo questo sughero, è da lisciare, non vi preoccupate, e lo mettiamo qui. Poi prendiamo del filo e cominciamo ad avvolgere lentamente, lentamente. Naturalmente togliamo l'eccedenza. Piccolo intoppo, capita sempre naturalmente. Comunque, adesso continuiamo ad avvolgere con calma. Tanto dopo fisseremo il tutto, quindi non ci sono problemi. Adesso faremo un nodo di chiusura, così, guardate. Molto semplice, come quello della chiusura delle mosche artificiali. E tiriamo. Chi non l'avesse visto, lo faccio rivedere, più calma, con più lentezza. Si gira, si appoggia in fondo, si tiene con il dito. Si prende il filo e si tira. E qui ci siamo. E tagliamo il tutto. Adesso c'è da dargli un aspetto più bellino al sughero. Prendiamo della comunissima carta vetrata e cominciamo a lisciare il sughero. Il sughero è un materiale fantastico, possiamo modellarlo a nostro piacimento. Basta avere la pazienza di lisciarlo. Con un po' di calma otterremo il risultato. Thank you.
vedete, piano piano, non c'è fretta. Dobbiamo dargli un aspetto più stondato, sia in fondo che in vetta. Piano piano il nostro galleggiante prenderà forma. Nella parte più bassa del galleggiante conviene dargli una conicità più accentuata, in modo che affonda meglio. Questo naturalmente è a piacimento. Come vi ripeto, è un lavoro di pazienza, ma anche di divertimento. Specialmente quando il tempo è brutto e non possiamo andare a pescare, non c'è niente di meglio e costruirsi la propria attrezzatura, o galleggianti, o tante altre cose. Ci fa sentire in pesca anche stando a casa. La forma la scegliete voi, la forma del galleggiante è sempre soggettiva. Io faccio linea di massima per farvi vedere. Adesso pulisco il sughero con un panno e ci siamo. Adesso cosa c'è da fare? C'è da colorarlo. Io prenderò intanto il colore nero. Io sto usando uno smalto inodore satinato all'acqua. Negli ambienti chiusi si lavora molto bene, non è tossico. Io naturalmente mi sono servito di un altro sughero per appoggiarlo con un piccolo buco, perché quando si colora un galleggiante non sappiamo mai dove metterlo. E adesso vi faccio vedere. Allora, intanto
lo fisso qui in fondo sempre con un po' di colla a presa rapida, come potete vedere. Io ho usato questa, ma va bene qualsiasi altra colla. Adesso io lo spingo in su e farà presa. Bene, e ci siamo. Adesso prendo un pennello e comincio a pitturarlo. Il colore lo scegliete voi, solamente questa è la parte che va in acqua, io preferisco farla molto scura, nera, poi potete farla verde, blu, come volete, basta sia un colore scuro. Naturalmente io cerco di arrivare fino oltre la metà. Adesso l'appoggiamo qui nel sughero, vedete come fa comodo? Adesso sciacquiamo il pennello perché si cambia colore, come una vernice d'acqua, io lo metto dentro a sciacquare. Adesso dobbiamo colorare la parte superiore. Naturalmente questo è fresco, mi macchierei le dita. Allora, facciamo una cosa intanto. Io intanto apro il rosso. Poi voi potete farlo bianco, giallo, come vi pare a voi. Io scelgo il rosso perché nell'acqua si vede molto bene. E voglio prendere questo galleggiante che avevo già messo ad asciugare in partenza. Io gli faccio intanto la sticciola rossa. Oltre alla sticciola, coloriamo anche la parte superiore. Bene.
Vedete come piano piano il galleggiante prende colore e acquista una sua identità. Anche questo è un lavoro di pazienza. Ma hai risaputo che i pescatori di pazienza ne hanno da vendere, giusto? Quindi non ci sono problemi. Bene, in linea di massima ci siamo. Adesso mettiamo il tutto ad asciugare. È già passata una mezz'oretta, la vernice è già asciutta e questo è il risultato finale. Vedete? Questo è uno e questo è l'altro. Vedete, è scorrevole con l'anellino in fondo. E adesso voglio farvi vedere anche il galleggiamento. Beh, come potete vedere, galleggia benissimo. Bene, due semplici galleggianti piombati, fatti con dei sugheri. Niente, cosa ci è voluto? Io mi sono divertito. Se vi sono stato d'aiuto, mi farà piacere. Bene, alla prossima e in bocca al lupo. Ciao a tutti.